Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube, segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Buongiorno e bentornati a questo nuovo appuntamento di Vitamine per l'anima. Il tema di oggi, la meditazione come strumento pratico e concreto nella vita. Abbiamo ospite nuovamente Dayal, che per più di 10 anni è stato un monaco accanto a un maestro spirituale in India e ora si dedica alla pratica e alla divulgazione della meditazione e della consapevolezza. Quindi l'ospite ideale per questo tema. Bentornata. Ciao Elisa. Grazie perché mi dai questa opportunità nuovamente di parlare e condividere con voi. Bene, noi ci eravamo lasciati l'altra volta con un'introduzione sulla meditazione dove abbiamo visto alcuni aspetti, ma oggi volevo scendere un pochettino più nel pratico per capire meglio com'è okay. Che funziona la pratica della meditazione proprio all'interno di noi e anche delle cose concrete per capire cosa avviene e come ci può essere utile nella vita di tutti i giorni. Quindi la prima cosa che ti vorrei chiedere è come avviene materialmente il processo d'azione, che cosa accade realmente quando noi ci mettiamo in uno stato meditativo. Bene, bravo. È molto importante, molto interessante questo, perché l'informazione è la forma più diretta per poter uno fare qualcosa. Abbiamo tante informazioni sulla meditazione, questo è molto buono. Anticamente non si sapeva perché, non c'aveva un aspetto scientifico pratico, era un aspetto molto mistico, quasi religioso, molto spirituale. Quello si mantiene uguale quando si fa la meditazione, ma la cosa più straordinaria, gli effetti concreti che c'è la meditazione attraverso una posizione molto semplice, si può fare, cominciare a fare seduti su una sedia, non si deve fare con le gambe incrociate o in posizione di Padmasana, quello si può fare più avanti. Si siede semplicemente su una sedia, la schiena retta, e si chiude gli occhi e si comincia a fare delle respirazioni lenta e profonda. E da quel momento, per 10-15 minuti, si comincia a percepire la meraviglia degli effetti sul corpo che ha la meditazione. Prima di tutto, cominciano a sparire i dolori, piano piano, i dolori di schiena, i dolori sulle gambe. Perché? Perché è comprovato scientificamente che quando si fa la meditazione c'è un cambiamento chimico. Si cominciano le ghiandole a secernere delle ormone che sono molto benefiche per prima di tutto la circolazione del sangue. La circolazione del sangue diventa più centrata, vuol dire che dà più possibilità al cuore di fare più sangue a tutto il nostro corpo. Quasi sempre i nostri problemi fisici è perché in diverse parti del corpo non arriva la quantità giusta di sangue. Attraverso la meditazione della respirazione il sistema linfatico comincia a esprimersi meglio e il sangue arriva all'estremità del nostro corpo, come possono essere i piedi, le mani. Risultato di questo, la schiena comincia a rilassarsi. Si comincia a sentire un beneficio molto piacevole sul nostro corpo, sulle parte che sono importantissime al corpo, che sono le schiena, le vertebre, e tutto quello è perché assumiamo per 10-15 minuti una posizione giusta, rilassante. Dobbiamo capire che noi siamo costantemente sotto stress e tensione. Già il fatto che tu lo stai sentendo, ti vedo già un pochino rilassata. Cioè, immagina l'effetto che c'è. Questa posizione che è molto confortevole. Dobbiamo capire che il senso dello yoga e delle posizioni dello yoga che aiutano alla meditazione è rilassare il corpo, che il corpo stia in una posizione confortevole. Immediatamente
vi posso garantire dopo tanti anni i risultati. Io li vedo in persone anziane, anche ragazzi di 11-12 anni che gli insegno la meditazione, che sono dei nuotatori. Il miglioramento è incredibile. Che cosa c'entra, visto che l'hai citato, per fare chiarezza per chi magari si approccia da poco, che differenza c'è fra la meditazione e lo yoga o cosa c'entrano uno con l'altro? Perché lo yoga è conosciuto più come una pratica corporea. Bravissima, una bellissima domanda. È tutto correlato. Chi fa la meditazione per forza deve fare Hatha Yoga o le posizioni di yoga, chiamate asanas, che sono posizioni confortevoli. Sono 45 posizioni, ma noi per cominciare le insegniamo 4 o 5, perché questo già è fantastico, che migliora la posizione esattamente della meditazione. E le persone che fanno meditazione devono fare anche Hatha Yoga, perché c'è un equilibrio psicofisico. Cioè, il Hatha Yoga è semplicissimo. Sono 4 o 5 posizioni, più la posizione per eccellenza, che è la posizione di stare seduto con la schiena retta. Da quel momento c'è un processo di trasformazione che è molto importante. Prima di tutto entra tanto la respirazione, perché cominciamo a respirare inalando lenta e profondamente per 4-5 volte e lì cominciamo immediatamente a sentirsi molto più rilassati. Dal momento che ci cominciamo a sentire più rilassati, il fatto di chiudere gli occhi, che è un processo principale nella tecnica di meditazione, e di astrarsi dei sensi. Al cominciare a fare questo processo di meditazione, sentiremo meno rumori esterni. Immediatamente a succedere questo, si sente il rilassamento dei muscoli. Tutti i muscoli cominciano a essere rilassati. Ma quanti tipi di meditazione ci sono allora? Quanti tipi ce ne sono? Perché va bene, si mette lì. Ci sono 112 tipi di meditazione. Noi insegniamo 2 o 3 tipi di meditazione che sono fondamentali. Io insegno la tecnica di meditazione data dal mio maestro spirituale, Sri Sivanandamurti, che io reputo la più completa. Perché non è una meditazione guidata, molte volte si usa la meditazione guidata, vuol dire si ascolta che una persona attraverso la sua voce ti segue la meditazione. Il problema è che quando non c'è più quella persona non puoi fare meditazione. Dunque, la meditazione che insegno io è semplice, la puoi fare da sola, cominciando una volta al giorno, 10-15 minuti, e dopo si vedono immediatamente i benefici. Io sempre le dico alle persone, ovvio, cominciate a fare la tecnica di meditazione, ma tentate di essere un pochino disciplinato, farlo per 1 o 2 mesi. Avete la pazienza di farlo per 1 o 2 mesi e dopo mi potete scrivere, mandare un'email, anche un WhatsApp, dicendo che hanno sparito i vostri dolori, la vostra problema anche cardiaci, i vostri problemi di ipertensione. E questi sono i benefici concreti veramente che fa la meditazione. Ma oltre a una modifica, oltre a una modifica positiva sulla parte fisica, perché vedo che elenchi parecchi benefici dal punto di vista corporeo, che cos'altro succede? Cioè, al di là del dolore fisico, che non averlo più un bel sollievo, ma cos'altro avviene? Mi viene da chiederti dal punto di vista psicologico e emotivo. Diminuirli. Bravo, grazie Elisa. Possiamo dire diminuirli, perché le sparire è una grossa parola. Va bene. Cominciare a diminuirle dopo. Al parlare degli effetti psicologici e emozionali, stiamo entrando nel territorio che è proprio della meditazione. Perché, prima di tutto, quando si comincia a meditare, si crea una certa presenza. Abitualmente, noi siamo il risultato di dei nostri pensieri, di una nostra voce interiore, che quasi sempre è una voce interiore molto più portata alla negatività che alla positività. E questa voce interiore ci dice, certa volta ci crea dell'autosabotaggio, ci crea delle cose incredibili.
lo che fa la meditazione è creare un spazio tra un pensiero e l'altro. E lì entra molto la respirazione. La respirazione, specialmente, a parte, non voglio parlare molto in profondità, non voglio parlare dell'effetto del pranayama, che è una cosa straordinaria, ma i principi basici del pranayama è attraverso della inalazione, un po' di retenzione, dopo della espirazione, creare prana, vuol dire dare energia al nostro corpo e alla nostra mente. Questo stato di rilassamento, di concentrazione, si è comprovato anche scientificamente, che ferma il divagare della mente. I psicologi dicono che una mente in costante divagamento è una mente triste, una mente depressa. I pensieri non hanno nessun senso, non hanno nessuna logica, capisce? Sola. Lo che dà la meditazione è una certa, possiamo dire, chiarezza nel nostro caos mentale. Ma facciamo un esempio. Questa chiarezza diventa... Facciamo un esempio, una persona che magari è in un momento della vita difficile o deve prendere delle decisioni importanti che sono faticose, che possono generare conflitto, dolore, difficoltà, come può essere aiutata concretamente dalla meditazione se questa cosa accade? Certo, perché nella meditazione, quando tu impari la tecnica, imparerai a portare la tua mente su un punto di concentrazione. Quando la mente è concentrata ed è aiutata attraverso della ripetizione di un pensiero trascendentale, che è molto più importante che un pensiero positivo, questo dà alla mente un certo potere, una certa energia. E la costanza del ripetere questo pensiero fa che la mente comincia a diventare più positiva, propositiva. Perché? Perché se tu pensi negativo, hai ragione, ma se tu pensi positivo anche, è una scelta di creare dei pensieri che per te rafforzano le tue emozioni. Quindi, bello, eh? Rinforzando... All'atto pratico stiamo dicendo che la meditazione rinforza una certa positività e da quella condizione interiore la mente è più in grado di trovare soluzioni, detta semplice. Certo. E perché? Perché quando tu fai meditazione, d'accordo alla filosofia, io parlo più di scienza dello yoga, noi cominciamo a utilizzare un potenziale che abitualmente è molto ridotto. Noi utilizziamo il 3 o 4% del potenziale mentale, utilizziamo la mente conscia. Quando si comincia a meditare è un'apertura del subconscio verso l'inconscio. E l'inconscio è vasto, e l'inconscio ha un potere mentale che è incredibile. Ogni volta che facciamo meditazione apriamo il potere dell'inconscio, e nell'inconscio si è studiato che hanno tutte le emozioni più sublime, più straordinarie dell'essere umano, stanno nell'inconscio, come l'armonia, la pace, la gioia, l'amore, la serenità. Tutti noi vogliamo questo, ma la cerchiamo nei libri, la cerchiamo nelle parole degli altri. Non ci serve, perché i libri o le parole degli altri ti fanno solo concentrare una parte del conscio o del subconscio, che è l'intelletto, si ferma tutto lì. La meditazione apre una realtà energetica che è molto limitata alla mente conscia. Purtroppo siamo educati, stiamo in una società che ci ha educato in parte a sviluppare la mente conscia e un po' del subconscio, per questo è tanto limitato. Quasi tutte le persone che vogliono arrivare a un stato di felicità lo vogliono cercare solo intellettualmente, ma non energeticamente, non esistenzialmente. La meditazione ti aiuta a sentire
la realtà della tua essere, non del tuo contenuto. C'è una differenza fra contenuto e l'essere. Siamo in una società dove tutte le informazioni vanno a accrescentare il tuo contenuto, ma non a accrescentare il tuo essere. Posso chiedere se hai un'esperienza da raccontare di qualcuno che attraverso la meditazione è riuscito a sciogliere delle problematiche, delle questioni, aggiungere a un dunque, a risolvere un problema della sua vita? Come no? Io ho tantissimi esempi, Elisa, perché insegno la meditazione da tantissimi anni, ma ti do due o tre più recenti. Sì. Di una coppia che è venuta a fare un seminario con noi 3 mesi fa, subito hanno capito l'importanza di fare la pratica e hanno cominciato a farla una volta al giorno. Solo dopo 3 mesi questa ragazza, che si chiama Paoletta, dice: non voglio esagerare, ma la tecnica di meditazione, il fare la pratica, ha cominciato a fare una trasformazione nel mio umore. Io sono una persona molto più positiva. Comincio ad accettarmi. Prima ero in conflitto costante con me stessa. Non mi accettavo. Ok? Questo è uno dei più esempi. Lo stesso per la sua coppia, per il suo ragazzo, Mario. Uguale. Quando sono venuti al seminario, avevano purtroppo un stato energetico a livello interiore che non era molto, questa tecnica le ha aiutato, capisci, a cominciare ad avere una visione completamente diversa di se stessi e della vita. Hanno cominciato a sentire un po' di gioia di vivere. Dopo un altro ragazzo che per me è sempre l'esempio che do, un ragazzo di 13 anni, io ho fatto un'eccezione, l'ho insegnato una tecnica molto semplice a 13 anni, che è un nuotatore, e ha cominciato a vincere delle gare, no perché, come si chiama questo, è magia, è semplicemente che ha cominciato ad applicare questa tecnica ogni giorno, migliorando incredibilmente le sue performance a livello respiratorio, di concentrazione e di un approccio alla gara e al successo che era molto più rilassante. Lui era sempre costantemente teso. Cioè, queste tecniche lo hanno veramente portato a fare un cambiamento incredibile a livello psicologico, anche fisico. Ma ti posso dare tantissimi altri esempi. Io penso che la cosa più straordinaria da fare è da aiutare la persona a che prenda una piccola decisione, okay? E che facciano questa tecnica. Dopo la tecnica prende cura di noi. E ci sono dei punti di congiunzione fra la meditazione, per gli effetti che hai appena elencato, e altre tecniche che prevedono di focalizzarsi sull'obiettivo, concentrarsi sul risultato. Perché ottenere la vincita di una gara non è soltanto una performance fisica, è anche una questione di orientare i pensieri e il focus mentale. Quindi ci sono dei punti di collegamento fra queste tecniche che sto dicendo e la meditazione? Certo, perché qualunque cosa che noi vogliamo fare è prima di tutto stare bene con noi stessi ed essere felice, stare bene. Quando tu raggiungi questo punto, o ti stai avvicinando a questo punto, ovvio che c'è una reazione anche a livello fisico, psicosomatico. Il cambiamento psicologico di positività, di utilizzare tutto lo che sia che ci fa stare bene, ovviamente che fa un cambiamento chimico incredibile nel nostro corpo. Per quello che ha aiutato anche attraverso del Hatha Yoga, le posizioni di yoga. Una volta che c'è, che tu stai bene con te stesso, hai una visione completamente diversa, un approccio diverso verso la vita, da lì in poi ti puoi fissare degli obiettivi, piccoli obiettivi o grandi obiettivi. In questo caso questo ragazzo è un nuotatore, un atleta, ma lo può fare chiunque altra persona. Dopo di insegnare la tecnica di meditazione, alle persone io
le do dei piccoli obiettivi, perché lo yoga dice il cambiamento sta nell'azione. Cioè, tu cominci ad agire, a fare, e l'agire e il fare ti aiuta tantissimo. A livello psicologico, a livello mentale e anche a livello emozionale e spirituale, se tu ti fermi non succede niente, perché il fermarsi vuol dire analizzare, e l'analizzare vuol dire essere paralizzato. Tu più analizzi, meno fai. So, io porto le persone a uscire da quel punto che è terribile. Da anni ci sono delle persone che dicono io voglio cambiare la mia vita, ma non so come fare, capisci? O voglio cambiare la mia vita, ma continuando a fare le stesse cose che faccio. Questo vuol dire pazzia. La meditazione ti dà la forza di agire, di fare azione. Con il perfetto, che cominci veramente, cominci a sentirti no bene, benissimo. Bella, bella questa cosa, mi piace questa chiusura, perché siamo andati molto nel concreto ed è importante vedere come possiamo applicare concretamente questa cosa. C'hai quegli occhiali lì che sono una roba assurda, infatti, perché togliamoli, faccio così che vediamo. Scusatemi, sì, perché qua tanto. Diventa una cosa buffissima. Ti ringrazio molto per le considerazioni di oggi. Chiaramente ci diamo appuntamento fra un pochino per proseguire, andare avanti a vedere qualche altro pezzettino e rendere la meditazione una cosa comprensibile prima di tutto e praticabile anche per chi non ci si è mai avvicinato. Quindi per oggi ti saluto e ti do appuntamento. Io ti devo ringraziare tantissimo, Elisa, perché lo che tu stai facendo è un lavoro straordinario di informazione. Credetemi, se un pochino di più di persona cominceresse a meditare, ci sarebbe un cambiamento straordinario. Siamo in una così faremo il cambiamento. Ti ringrazio e ti saluto. Grazie. Se ti piace il nostro progetto culturale, sostieni con una donazione Fabbrica della Comunicazione, informazione differente. Iscriviti al canale YouTube e alla newsletter per non perderti gli aggiornamenti. Segui tutte le interviste sul sito fabbricadellacomunicazione.it, anche su Telegram e sui principali social ed in podcast su Spotify. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.